Manca poco più di una settimana al suono della prima campanella, che sancirà l'inizio di un nuovo anno scolastico per tutti gli istituti che hanno deciso di adeguarsi alla data di lunedì 12 settembre, individuata dalla Regione per questo nuovo principio, dove le preoccupazioni pandemiche hanno fatto un passo indietro per concedere più spazio al problema del caro energia, che influirà inevitabilmente sui costi delle bollette scolastiche. A Pescara, anche il liceo classico D'Annunzio si prepara a ricominciare un nuovo anno all'insegna dell'ottimismo, nonostante il periodo di crisi internazionale. L'aumento di iscrizioni ha imposto lo spostamento di 7 classi del biennio nella succursale di Nostra Signora in via D'Annunzio ed è diventato lo spunto per parlare anche dei problemi legati all'edilizia scolastica. Non solo carenza di spazi, ma anche inadeguatezza di quelli esistenti, come ha sottolineato Antonella Sanvitale, dirigente scolastica del liceo classico D'Annunzio. Un po' in controtendenza regionale in cui c'è stato il calo demografico e chiaramente arriva quest'onda lunga sulle scuole. C'è un ritorno proprio al liceo classico, il desiderio proprio di andare al fondo della cultura per essere sempre più consapevoli, critici e coscienti e quindi affrontare con criticità e libertà il nostro futuro. Io leggo così questo boom che negli ultimi tempi ha caratterizzato la scelta del liceo classico. Questo però ha comportato che abbiamo interpellato la provincia, perché io avevo la scelta o di non accettare tutte le 328 iscrizioni nuove richieste di iscrizione alla classe prima, oppure trovare nuovi spazi dentro una situazione edilizia a Pescara grave, perché mancano adeguate strutture, infatti stiamo vedendo anche coi fondi interventi su tutte le scuole, per cui si è arrivati a individuare una struttura privata, appunto l'edificio di Nostra Signora. Abbiamo individuato criteri oggettivi che ci hanno permesso di individuare le 7 classi che per un anno, perché poi c'è il principio della rotazione, staranno un anno a Nostra Signora, poi si sceglieranno altre classi per l'anno prossimo. Questo che ci apprestiamo a vivere, che anno scolastico sarà? Si prospetta un anno normale. Chiaro, la pandemia c'è ancora. Le indicazioni sono di normalità. La mascherina non c'è l'obbligo se non per i soggetti fragili. E la reazione chiaramente e l'igienizzazione. Quindi lo spauracchio della DAD lo salutiamo definitivamente. L'idea di DAD come l'abbiamo conosciuta l'abbandoniamo, però la scuola ha fatto un grandissimo salto in avanti sulla digitalizzazione, usiamolo per servire l'uomo. Ultima questione, il caro energia, voi come vi state organizzando per affrontare l'inverno? Noi abbiamo la settimana corta, tranne per il liceo classico europeo, per monte orario stabilito dal MIUR, però attualmente solo le classi dell'europeo, che noi collocheremo tutte sul primo piano in modo da gestire al meglio il riscaldamento. Chiaramente si abbasseranno i gradi, siamo in un periodo emergenziale, vediamo cosa succede, siamo qui, siamo pronti e siamo attenti alla molteplicità dei fattori in gioco.